Allora, vedo che appunto i messaggi sono questi. Ringrazio per averci raggiunto in collegamento l'autore, per così dire, insomma, della stima su quando torneremo ai livelli del 2007, diffuso oggi all'Assemblea di Confcommercio, e quindi il 2030 come spesa delle famiglie e il 2034 come reddito disponibile. Il capo del Centro Studi di Confcommercio, Mariano Bella, buonasera. Buonasera. Allora, un attimo ancora, è Bella, perché vorrei far ascoltare che cosa hanno il commento alle parole anche di Sangalli, fatto dal, da un lato dal numero uno della CISL, il segretario generale Anna Maria Furlan, al microfono la nostra Valentina Fulanetto, e invece poi quello di Susanna Camusso, leader della CGIL. Presidente Sangalli ha fatto un esame molto logico e molto giusto rispetto alla situazione. Ci sono segnali di ripresa, qualche posto di lavoro in più, soprattutto posti con contratto a tempo indeterminato, sale l'export, ma si fa ancora fatica a far ripartire i consumi, che per un paese manifatturiero come il nostro i consumi interni sono fondamentali. Quindi il presidente Sangalli, credo unitamente anche a tanti altri soggetti, tra cui il sindacato italiano, fa un appello al governo perché al centro ci sia dell'azione dei governi nazionali e regionali il lavoro, la crescita e lo sviluppo. Senza questo gli altri provvedimenti a sostegno dell'occupazione servono a poco. È indubbio che ci sono alcuni segnali che vengono dalla diminuzione del prezzo del petrolio, dagli interventi fatti dalla Banca Centrale Europea, da alcuni elementi di traino delle esportazioni, non li abbiamo mai negati. Ciò che non c'è è un cambiamento della situazione strutturale dell'economia italiana, cioè la ripresa della domanda aggregata, questa non c'è, e quindi dal punto di vista delle condizioni delle persone, dell'impoverimento e della ripresa strutturale dell'attività manifatturiera e di servizio del nostro paese, risulta non ce ne sono, tant'è che continuiamo ad avere tantissime vertenze aperte e che lo zoccolo della disoccupazione continua a essere a due cifre. Allora, il capo economista del Centro Studi della Confcommercio, Mariano Bella, molti stanno scrivendo sul 2030-2034, poi arriviamo invece agli elementi più specifici. Ma cos'è, un esercizio statistico? Ma è un esercizio da foglio Excel, non c'è niente di straordinario. Cioè, stiamo dicendo che se prendiamo i tassi di crescita di PIL, consumi e reddito disponibile, che stimiamo per il biennio 2015-2016 mediamente l'1%, in termini pro capite, cioè ci togliamo due decimi di crescita della popolazione, che è la stima dello scenario centrale dell'Istat, e portiamo avanti il livello del PIL pro capite, del reddito dei consumi pro capite, torneremo verso il 2030 per recuperare i livelli del 2007, è ovvio, perché abbiamo perso sostanzialmente il doppio e non stiamo recuperando niente. Se poi raddoppiamo, in ipotesi di avere una crescita un po' più forte, questi livelli, sempre in maniera diciamo deterministica, ci vorranno diciamo altri 6-7 anni per tornare ai livelli del 2007. Questo è per dare il perimetro di quanto abbiamo perso. Il che non ci esime però dall'obbligo, se facciamo un certo mestiere, di riconoscere che certi segnali ci sono. Io non disprezzerei il più 0,3% di PIL, certo, nel primo trimestre in termini congiunturali, vuol dire semplicemente che abbiamo recuperato la fossetta vissuta nel 2014. Grazie al direttore del Centro Studi Perotti. Grazie al direttore del Centro Studi di Confindustria, Mariano Bella, sul tema dell'occupazione, ma soprattutto anche dei dati che sono arrivati. Oggi il ministro al lavoro Giuliano Poletti ha confermato e commentato l'annuncio della Fiat, che, o meglio il gruppo Fiat Chrysler Automobiles, assumerà altri 1000 lavoratori entro il 2015 negli stabilimenti italiani. Io credo che tutte le volte che un'impresa dichiara di essere intenzionata a fare assunzioni è sicuramente una buona notizia. Adesso sappiamo che il settore automobilistico sta avendo un buon sviluppo, buoni risultati, e peraltro questo
conferma il fatto che l'Italia è un buon paese sul piano manifatturiero, cioè siamo in grado di fare buoni prodotti nell'industria e venderli nel mondo. E sul Jobs Act, licenziamenti, dati sui lavori a tempo indeterminato. Allora, da un lato il ministro, sempre Poletti, ha specificato come il Consiglio dei Ministri sui decreti attuativi del Jobs Act non sia stato ancora fissato, ma verrà fatto o domani o dopodomani. E ha sottolineato come la nuova normativa sul lavoro aumenti le tutele per i lavoratori rispetto ai contratti atipici in vigore in precedenza. L'articolo 18, che tutti quelli che erano precari non avrebbero mai visto, e quindi stiamo parlando di una cosa che non hanno e non avranno e non avrebbero avuto, mentre avranno tutte le tutele che sono previste dai contratti stabili. Quindi io credo che se oggi qualcuno non riesce a vedere la differenza tra un contratto a tempo indeterminato con quell'articolo 18 così com'è oggi e ciò che era prima un cococò, un cocopro, beh, probabilmente non ha idea davvero di quale sia la differenza fra questi contratti. Io credo che questo contratto sia assolutamente molto meglio. Ovviamente di opinione nettamente opposta la segretaria della CGIL Susanna Camusso. Il giudizio resta negativo sulla struttura, sulla operazione di riduzione dei diritti delle persone, sul mantenimento. Adesso vedremo come viene licenziato formalmente il decreto sulle tipologie contrattuali, ma sul mantenimento di forme di precarietà che anzi vengono estese, penso ai voucher. Le domande che ci proponiamo sono quelle che, se poi anche per la parte degli interventi sugli ammortizzatori, risponderà ai criteri di universalità da una parte, alla possibilità di governare i tanti processi di ristrutturazione che sono in corso nel sistema delle imprese, quindi con la sensazione che in realtà si stia riducendo gli strumenti a disposizione, non aumentandoli. Non torno sul tema, ne abbiamo parlato molte volte del Jobs Act, che sia un contratto con minori tutele rispetto al vecchio tempo indeterminato è noto, che sia meglio un contratto a tempo indeterminato, seppure con Jobs Act, rispetto ai cocopro, le partite IVA, al mondo che c'era e c'è, perché sembra quasi che vengano distrutte le garanzie di prima. La maggior parte dei neoassunti era a cocopro oppure partita IVA, quindi nemmeno assunto, a tempo determinato. Ecco, per queste persone è sicuramente meglio avere un tempo indeterminato col Jobs Act, che almeno ti dà, nel caso di licenziamento, 2 mesi per ogni anno lavorato, da un minimo di 4, tutela la maternità e le malattie, rispetto ai cocopro, i contratti a progetto. Certo, come dice, rispetto al vecchio tempo indeterminato meno garanzie, è vero, però rispetto ai milioni di contratti precari che ci sono e c'erano, è meglio questo, per cui bisogna capirsi e non parlare come se prima il mondo fosse tutto bellissimo improvvisamente distrutto dal Jobs Act. Chiedete a chi era cocopro e adesso ha il contratto a tempo indeterminato secondo le caratteristiche del Jobs Act. Traffico. Focus economia. Prima di arrivare al vertice del G7 avevo anticipato un'intervista al numero uno di Unicredit, Federico Ghizzoni. L'ha fatta il nostro Dario Ricci, l'ha fatta in un'occasione strana, ha incontrato Ghizzoni a Berlino. In Italia la ripresa sembra accelerare rispetto a quello che si pensava 3 mesi fa o 6 mesi fa. Non penso sia solo all'effetto Draghi, che comunque è stato determinante come volano per partire. Forse cominciamo a vedere anche l'effetto di alcune riforme, tipo la riforma sul lavoro e altre, che stanno portando più fiducia al mercato, insomma. L'ultima cosa, sull'Italia c'è un interesse enorme da parte di investitori stranieri, nella logica che il paese è, come posso dire, è a buon prezzo, visto che arriviamo da 4-5 anni di crisi, ma anche conferma del potenziale che ha, perché se uno investe oggi può pensare di comprare a buon prezzo, ma solo se ritiene che ci sia una ripresa, altrimenti il prezzo non esiste, no? Quindi una situazione che va sfruttata fino in fondo, cerchiamo tutti di marciare adesso nella stessa direzione, anche noi cerchiamo di fare il possibile per sostenere questa ripresa.